E sono aumentato di livello, minchia, incredibile. Allora, io vorrei aumentare, se è possibile, la sua durata. E credo che l'unico modo per aumentare la durata sia questo. Quindi a questo punto aumenterei questo che dà il riflesso. Non è una gran cosa, ma è sempre meglio di nulla. Aumenta la probabilità di morte infligga colpo critico finché è attiva. 10% in più non è male. Però arcano. Vabbè, ci pensiamo. Ed eccoci arrivati alla destinazione. E c'è subito un forziere, fammi indovinare, non lo posso prendere perché è là sopra. Vabbè, non penso sia un problema salire visto che ci sono questi. Eccoci qua. Uno. Due. Io vorrei andare di là. Tre, va bene. Di là come ci arrivo? Facendo il giro dall'altro lato. Questo vuol dire che lì devo usare la pistola, tra l'altro. Quelli si sono aperti, quelli da quel lato, va bene. Ecco fatto. Mi chiedo se tornando dal tizio mi darebbe qualcosa. Non ne sono sicuro. Ah, ma sono a tempo questi. Che gioia. Allora, saliamo subito allora. Ecco qua, salta. Uno. Due. E tre. Perfetto. Tiriamo la leva. Rimangono fissi? Non ho capito. Che è successo? Verde. Credo sia un'arma, ma non ho visto quale. Un falcione punitivo. Bello, mi piace. Uno stile molto angelico. Danni 244. Non male. Danni da colpo critico 51 e forza 102. Bene. Esperienza 4%. Vediamo se con questo non ci guadagno tanto, quindi. Per adesso aspettiamo. Vediamo cosa vuole l'arbitro delle anime. Non sono sicuro se sto andando dalla parte giusta. Non lo so, ma ho trovato. Leggi il libro misterioso. Ah, è un'altra pergamena, ok. Leggiamo questo libro allora. Livello 1 completato segreto. Una volta entrato nel labirinto potrai uscire solo da vincitore o da morto. Di fronte a te si stende il labirinto dell'arbitro delle anime. Al suo interno tormenti tesori. Il labirinto ha 10 livelli da esplorare. Preparati prima di entrare, ci sono creature ad ogni angolo. Le scale ti saranno utili, portano al livello più interno del labirinto. L'arbitro delle anime ti aspetta, solo uccidendolo potrai riscuotere le tue ricompense. Trova l'arbitro delle anime. Ma guarda, una sfida per trovare qualche oggetto. Posso anche accettarla. Sperando solo che... Declinazione. Sperando solo che i nemici non siano di livelli esageratamente più alti dei miei. Ecco qua. Altri? Donna mia, vi spacco la faccia a tutti. Balordi. Ecco fatto. Su, qualcun altro? Ecco fatto. Allora, mi do una curata veloce. Evochiamo i miei amici. Non vedo. Madonna mia, ci vi spacco a tutti la faccia ora. Tu sei l'ultimo? Ok. Possiamo proseguire in quattro direzioni. Nord, ovest, sud e west. Andiamo a nord. D'altronde, Max Pezzali iniziava proprio con nord, sud, ovest, est. Immagino sia tutta una questione solamente di scegli dove andare fino a che non trovi i punti dove scendere. Niente più, niente meno. Sì, comunque, sti falcioni li devo aumentare. Devo aumentargli il danno se voglio tenerli.
Maledetti. Spacco la faccia a tutti se vi avvicinate ancora. È che volevo usare il falcione perché c'ha la ricarica della vita a colpo critico. Quindi bene o male è una ricarica di vita a gratis. Non ci fa sicuramente schifo, no? Il problema è quando c'è il critico con il falcione. Figurati. Sai che credo che questa qui sia proprio una sfida bella grossa. Credo proprio sia una sfida bella grossa. Il punto è capire come e quando. E vedi, il nord. Ecco, il nord mi dà problemi. Il punto è capire come e quando si scende. Ah, bene, siamo finiti da qualche altra parte. Siamo finiti su delle scale. E le scale, come dicevano, sono buone perché ti portano di sotto. Yes, cure. Ecco perché bisogna sempre distruggere gli oggetti che trovi. Al cuore del labirinto. Apprensione. Arcieri. Allora, calmo. Devo vedere. Prima di tutto. Ecco, se ci sono cure in giro. Va bene, una, due cure le abbiamo trovate. Almeno quello. Almeno non è tanto ingiusto da lasciarti scoperto. Su, 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 apparite. Ah, basta, di già. E qua quindi è tutta questione di culo per capire. Allora, ammetto che probabilmente sarà un po' anticlimatico, ma sono andato a vedere una guida. C'è praticamente tutta una lista di cose da seguire. Quindi, per andare da una parte di fare nord-sud, nord-sud, se stronzate qua. E se non lo sai, ti rimani qua per sempre. Punto. Quindi, voglio provare nord-nord. E siamo arrivati alla camera segreta, perfetto. Grazie. E per proseguire è est, sud, nord. E siamo arrivati alle scale. Secondo me più scendiamo peggio è. Forse non siamo pronti per questa roba. Proseguiamo al terzo livello. Ok. Il tizio con l'urna in mano. Il trucco è attirare la loro attenzione con i mangiacadaveri e poi fare l'attacco quadrato con la spinta in avanti. Ecco qua. E quando appaiono fare le azioni con il cerchio che ti ricaricano la vita. Ok, allora, per la stanza segreta è nord, sud, est. Ed eccoci alla stanza segreta. Oggetto blu. Sì, più una cura. Mentre per proseguire è ovest, est, nord, nord. Stavo un attimo guardando le varie armi secondarie che abbiamo. A parte che ho notato adesso che alcune hanno lo sfondo viola dietro e altre no, tipo questa e questo qui. Ma a parte quello, stavo leggendo le zanne di Achidna, che indeboliscono i nemici ma rinvigoriscono noi. Ora, qui non c'è scritto che ci dà energia, ma in teoria forse sì. Io a questo punto le provo, tanto
ci perdiamo nulla a toglierle. E visto che già ci siamo, potenziamo le falci il più possibile. Ecco qua. Danni di colpo critico, forza 108. Facciamo esperienza 5%. Dai, vediamo se funzionano le zanne di Echidna. Questa zona qui con il labirinto fatto così mi ricorda molto la mod che avevo messo in New Vegas dei labirinti che ti davano premi. Livello 3. Oh no. Sì, ti curano veramente queste. Allora, calmi tutti. Prima di tutto, crepate. Non vedo, non vedo, sei trasparente. Mamma mia, sti nemici grossi, che problemi grossi che danno. Ecco fatto, e che cavolo. Allora, le zanne di Echidna ti curano, questo è vero. Siamo al livello 4 e per la camera segreta è ovest, est, nord. Per uscire est, ovest, nord, sud. Che a questo punto io non so neanche quanto sia conveniente farti le zone segrete. Anche se ricevi sicuramente roba utile. Però è uno spreco sicuramente di come si dice, di risorse a una certa. Ecco fatto, muorici. Questi insettoni grossi sono un problema. Più di quanto non vorrei ammettere, sincero. Ecco fatto. Hanno quella corazza che li difende e mi uccidono i nemici, i miei scheletri con un colpo. Ed ecco un'altra stanza segreta con delle porte che non si aprono. Oggetto blu. Yes, ho indovinato. Ora per uscire è est, ovest, nord, sud. Il vero problema di questa zona, secondo me, e magari l'hanno fatta apposta proprio per non renderti overpower, è che non livelli, non guadagni oggetti dai nemici che sconfiggi, non guadagni soldi, a parte appunto dagli oggetti che rompi e cose simili. Però, cioè, un minimo di robe ottenibili potevano metterlo. Non ti dico un forziere ogni due piani, però tu dici vabbè, già che te li mettono nelle zone segrete, ho capito, ma se non sai dove sono non è che ti metti a cercarli. Ed eccoci alle scale. Ogni volta che arrivo a un nuovo piano devo sempre vedere se ci sono oggetti, perché almeno prendo le fialette. Anche se ora che abbiamo le zanne di Echidna siamo un po' più sicuri. Ah, che bel panorama. Le vallate dei morti. E scendiamo a un piano più sotto, che è il livello 5. Siamo già a metà dell'opera. Inganno. Prossimo piano segreto, ovest, nord, sud. No, tu no, però. Allora, prima occupiamoci delle cose veramente fastidiose, che sono gli evocatori e gli arcieri. Ecco fatto.
Ed eccoci alla stanza segreta. Nera di partita. È un'arma con una storia lunga e sanguinosa tra i signori dei demoni. La Madonna è bellissima. Secondo alcune leggende, gli empty riti utilizzati per Clan l'hanno dotata di una limitata forma di consapevolezza. Incantata con fiammeggianti rune dal potere sacrilegio, Nera di partita prosciuga la forza interiore di ogni avversario per raggiungere la cuore di colui che la impugna. Cioè, anche questa mi cura, mi stai dicendo? Cioè, fosse così sarebbe perfetto. Dimmi che, ti prego, a me sembrava un'arma... No! Ok, no, peccato, peccato che non è... Allora, sarebbe stato troppo bello, ma lo immaginavo. Sarebbe stato troppo bello se era un'arma posseduta anche questa. Vabbè, proviamola, voglio solo provarla. A parte che di estetica... Magnifiche. Furto di energia 10%, bonus energia 50%. Allora, vediamo se mi conviene. Immagino di no, ma se mi conviene che faccio più o meno gli stessi danni, però non carico la collera. Ah no, ricarica lui. No, aspetta. Allora, fammi danno. Mi ricarica sia la collera che... Perché non ti ho trovato che eri posseduta? Allora, è sicuramente un'ottima arma. È sicuramente un'ottima arma. Non può competere con queste che abbiamo ora. Però, nel momento del bisogno, in cui avessi bisogno di caricare collera e vita, sicuramente tiro fuori anche queste falci, oltre alle cose di Echidna. Allora, prima di tutto... Ora per scendere ovest, ovest, nord, est. Che magari voi lo vedete anche specchiato, ma per me questo è l'ovest e questo è l'est. Bellissimo come colpo finale, Dio mio. Fallo più volte questa roba, è fantastico. Eccoci alle scale. Si fa sempre più buio. Prossimo livello. Numero 6. Isolamento. Ok. Ecco. Ora potrebbero iniziare i fastidi quelli seri. Col tipo velenoso difficilmente vorrei averci a che fare. Però l'arena è bella spaziosa, quindi non è difficile sfuggire. Allora, per la stanza segreta è est, 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 sud. E a questo punto ti dirò sì, se ci sono altri premi come quelle falci che abbiamo trovato prima, magari una visita alle stanze segrete tanto vale farla. Anche perché alla fine è solo un modo come un altro per allungare questa fase. Niente più. Niente meno. Già non ci guadagni nulla a livello di esperienza e simili. Se poi non prendi neanche gli oggetti, tanto varrebbe non fartela proprio, no?
Stanza segreta raggiunta. Oggetto blu. Viola addirittura. Vuoi vedere che uno dei prossimi allora è davvero un'arma posseduta? Danni da colpo critico, rigenerazione energia e oro trovato. Certo, mi diminuisce l'esperienza, però ora come ora non ci serve. Anche perché a questo punto questo qui con l'esperienza posso dropparlo dopo alle falci. Anche se non me l'aumenta. Infame, infame. Guarda che lì c'è esperienza e non me l'aumenta, ma aumenta solo la difesa. Però ti devo dire che... un tocco di classe sti spallacci e sti guanti, eh? Quel tocco di oro in più che ci mancava. Ora invece per uscire è sud, est, est, nord, nord. Bello sto colpo! Dio mio, l'abbiamo decapitata. E altre scale furono. Livello 7. Stanza segreta, sud, sud, ovest, nord, nord. Che cazzo! Perché tu? Di tutti gli schifidi che potevano tornare proprio tu? Vabbè, almeno ti faccio la mossa finale, stronzo. La madonna! Quanta gente che ancora sta apparendo. Guarda, guarda, mosse finali una dopo l'altra. Quando mai ne ho fatte così tante? Dove sei? Ok. Quindi, stanza segreta, sud, sud, ovest, nord, nord. Altra stanza segreta, oggetto blu. Certo che potrebbero sprecarsi e metterne magari una di più di cesta, Oggetto blu. Ed è una falce. Vediamo se mi bastano per potenziare le mie. Voglia che mi bastano. Anche troppo, forse. Per uscire da qui è sud, ovest, est, est, est. Altre scale raggiunte. Ho la brutta sensazione che quando affronteremo l'arbitro delle anime sarà uno scontro impari e molto, forse anche fin troppo difficile. E spero che in quel momento io abbia almeno 5 fiaschette, ma soprattutto possa usare la forma mietitore per ucciderlo, perché ho questa brutta sensazione che sta andando tutto fin troppo liscio per ora. O meglio, più che liscio, sembra che stia andando troppo facile. Prossimo livello, numero 8. Stanza segreta, nord, sud, sud, est, nord. Inversione. Più sei grosso, più è facile colpirti e ricaricarmi le statistiche. Ecco fatto. Morto. Poi sono apparsi anche sti scheletri volanti che prima di questa parte non mi sembra di aver mai visto. O forse sì e non mi ricordo. Boh, chi si ricorda? Ecco fatto. Per fortuna si uccidono quasi con un colpo. Stanza segreta con... una cesta. Un po' stretta sta zona, Potevamo farla un pelo più larga. Blu. Perfetto. Penso che meglio di così per ora non possiamo essere. Per uscire da qua è... nord, ovest, est. Altre scale si scende. Sempre più in profondità, sempre più nella roccia, Prossimo livello, numero 9. Stanza segreta, sud, ovest, est, est, nord. Benedizione. Ok, ancora l'insettone e i cagnolini di ossa. Vieni qua. Perfetto, che mi ricarichi un po' la magia. Ecco fatto. Ancora vivo sei. Scusami, pensavo fossi morto. Perdono. Ecco, tu ad ora sei il più grande dei problemi. C'hai un sacco di difesa e incredibilmente fai più male di quelli grossi. Però ormai ho capito come ucciderti facile.
con questo colpo. Quindi dobbiamo andare sud, ovest, est, est, nord. Vediamo cosa c'è nel forziere. Viola. Blu più una pozione. Che schifo non ci fa ora come ora. Mentre per uscire è est, nord, est, nord, sud. Io credo di aver capito una cosa, ma non ne sono sicuro. Io in questo momento ho le mie falci normali e ho come secondario quelle di Echidna. Io, in teoria, dovrei recuperare vita se attacco con gli artigli. Invece ho recuperato vita usando le falci. Non è che fino ad ora io questa cosa non l'avevo capita e tu tutti e due potenziamenti li guadagni da entrambi le armi? Sarebbe una cosa abbastanza rotta, ma utilissima. Cioè, questo vanificherebbe avere un'arma secondaria a questo punto, totalmente. Ti tieni le falci di Echidna, combatti solamente con... le falci, sì, gli artigli di Echidna. Combatti solo con le falci e via, sei a posto. Non hai problemi di punti salute. Certo, magari se trovi la falce come quella lì che abbiamo trovato prima, che ti dà sia punti energia sia punti collera insieme, dici, minchia, ho un bonus assurdo. Però, se questa cosa è come dico io adesso, ovvero che anche le falci guadagnano il potenziamento di curarti, allora sei inarrestabile. Cioè, sta cosa qua è proprio cheese totale. Ed eccoci a quelle che spero siano le ultime scale. La corruzione. Beh sì, effettivamente non l'avevamo ancora vista. Ultimo livello, livello 10, nord, sud, est, ovest. Invece per uscire, ovest, est, nord, sud, ovest. Iniziamo con la stanza segreta che, essendo l'ultima, spero abbia un bello gettone, come la quinta, ascensione. Nemici? Ok, solo tu? Non vorrei sembrarti scortese. Non vorrei sembrarti scortese, ma... Ok. In quest'ultimo livello appaiono tutti i nemici, quelli grossi e cattivi, uno dopo l'altro, e questo ha fatto male. E avrei potuto anche evitarmi di curare, ma mi stava facendo troppi colpi consecutivi e non ho avuto tempo di pensarci. Wait, wait, wait. Scusami, non ti ho proprio guardato arrivare. Dove sei? Morto? Ok. Se tutta quest'ultima parte è solo i nemici grossi uno dopo l'altro, potremmo farcela, ma potrebbe essere difficoltoso. Ed eccoci all'ultimo oggetto segreto della zona. Dimmi che è qualcosa di bello. Oh, e dai. Per il quinto livello mi hai dato un'arma unica, per il 10 no. Dai. Ci speravo io, eh. Wow, degli scarponi blu, che bello. Però guarda, sono tutto dorato ora. Quindi per uscire, ovest, est, nord, sud, ovest. Ecco qua. Con la difesa attiva tu non sei per nulla un problema, mio caro. Tu sì, tu a prescindere da qualsiasi cosa fai, sei un problema con quello scudo, dannazione. Però, in teoria, i colpi aerei non dovresti riuscire a pararli. Tu invece sei il nemico più facile da colpire, perché sei grosso più di tutti quanti.
Ecco fatto. Anche tu non sei difficile da colpire, anzi sei anche abbastanza deboluccio, devo dire. Ma ti dirò che in realtà l'ultima parte è forse quella meno complicata. I nemici appaiono al massimo due assieme, anche se sono grossi, o comunque uno dopo l'altro. È la più semplice di tutte finora. E questo dovrebbe essere l'ultimo scontro prima dell'arbitro. Tra l'altro ho appena notato, non so se era solo in questo livello o anche negli altri in cui apparivano questi qua grossi, ma stiamo prendendo punti esperienza. Stiamo prendendo punti esperienza. Ultimo posto, ovest. Ultime scale. Queste sono le ultime scale. Ci sono anche delle scatole che magari, forse qualcosina tipo oro e qualche cura la contengono. Anche se devo dire che con 4 cure me la sono cavata alla grande. Tutto merito dei cosi di Echidna, che da ora in poi non toglieremo mai più. Useremo solo le falci. Mamma mia, tutta la vita. Dopo queste scale, arbitro delle anime, Chissà com'è. Non ho idea di che tipo di avversario aspettarmi. Se tipo un demone, un fantasma volanzante che dice: bravo, hai sconfitto tutti quanti i livelli del mio labirinto, complimenti. Ma lo stiamo per affrontare ora. Trova l'arbitro delle anime. La corona per mille anni. Ed è un fantasma, lo sapevo. Il suo legittimo proprietario è stato bandito. Dall'odio e dalla paura il regno è governato. Ti pentirai di esserci mai. Di esserci mai stato. Minchione. Dove sei? Ok, quindi scompari, eh? Aia, una freccia al culo. Tranquillo che non sei l'unico che può evocare i minion. Vieni qui, ho bisogno di un po' di energia extra. Ancora questa barriera, eh? Va bene. Non ho abbastanza. Evocati tutti gli scheletri che vuoi, che tanto. Ti serve altra cosa. Evocati tutti gli scheletri che vuoi, che tanto. Mi aspettavo chissà cosa, sei solo un fantasmino delle balle. Devo dire che il tuo labirinto è stato sicuramente più impressionante che scoprire che tu sei un fantasma merdoso. Ecco qua. Facciamoci anche lo scuro. Di nuovo. Oh. Ah, ok, pensavo fosse chissà cosa. Era solo una cutscene. Ah certo, facile combattere con una barriera, eh? Maledetto. Becca di questo. Mi piace, il tuo cavaliere è stato sconfitto. Oh! Arbitro delle anime, sconfitto. E anche ucciso. Oh, siamo aumentati. Uncini del boia.
Gli Incendiary Boy sono armi brutali la cui unica funzione è infliggere una fine rapida e feroce ai nemici. Stando alle testimonianze, conservano nello scrittorio, furono utilizzate per giustiziare molti prigionieri che si erano opposti all'Arso Consiglio. Infliggono colpi devastanti che si susseguiscono per sempre maggior violenza, fino ad aprire orrendi squarci nella carne delle vittime. Ah, la corona dei morti pure. Ho un regalo per te. Secondo me questa è roba DLC però. No, invece fa parte estremamente raro. La corona dei morti adornava la fronte di Arguli, il re deposto, pervasa da un incantesimo che fornisce ricchezze in cambio di distruzione. Nel corso del tempo ha istigato un'avidità perniciosa in coloro che l'hanno indossata. Metterla nelle mani del cancelliere sarebbe un errore imperdonabile. Direi proprio di sì, il labirinto delle anime è completato. Qua sotto invece che cosa c'è di bello? Si prosegue o ci sarà un forziere? Secondo me c'è un forziere. Lo spero, guarda. Guarda, sono contento, ti dirò. Un set di armatura. La butto lì. No, non è propriamente un set d'armatura, ma un po' di premi. Che sicuramente schifo non fanno. E non posso ancora metterla perché è di livello 22. È la prima volta che troviamo di nuovo qualche oggetto che non posso ancora mettere. Però mi dà solo soldi e niente più. Mi aspettavo però di trovare in quella stanzina qualcosa di più. Almeno un set d'armatura, non ti dico uno unico, ma qualcosa di bello. Però vabbè, guarda, sono contento lo stesso. Ah, ma io... Oh, quindi se uscivo potevo ritornare in ogni livello. Io me li sono sparati uno dopo l'altro. Vabbè, solo i pivelli se ne sarebbero andati. Quindi l'obiettivo ora è tornare dal cancelliere. Spero solo che non saremo così stupidi da dargli il nostro bottino. Ehi, eccoti qua, ciao. Ho la corona. Ho la corona. Sapevo di poter contare su di te. Ora consegnamela e avrai il tuo premio. Sinceramente, no, non vorrei. Questa corona sarà più utile a me che a te. Esatto. Ma il tuo premio? L'ho già ottenuto. A meno che tu non voglia prenderla con la forza. Meglio di no. Ah, wow. 8000 di oro. Wow. Che spreco, eh. Ma quindi la missione? Cioè, e quindi ho affrontato il gigante colossale per cosa?